siamo consapevoli che saranno due partite molto molto dure, molto complesse per noi, perché le caratteristiche e le qualità che l'Olympiakos ha messo in mostra già a Siena qui si moltiplicano a livello proprio di energia, con una capacità molto maggiore di correre il campo, di andare in contropiede e quindi di scavare parziali. Noi sappiamo che, come abbiamo detto prima dell'inizio dei playoff, che dobbiamo essere superiori nella qualità di gioco se vogliamo avere delle chance, perché in altre parti della partita sono sicuramente più forti, più profondi loro, e questo, anche questo abbiamo già visto nelle partite giocate in casa, quando perdere il ritmo anche per un paio di minuti ti può costare la gara, anche se hai condotto a lungo, e questo sarà la costante ancora più importante qui ad Atene, dove la gestione dei possessi, la gestione del ritmo della partita sarà la chiave per non farsi travolgere, per rimanere attaccati e quindi a quel punto poi potersela giocare nel finale di partita. Ma le squadre hanno a questo punto della stagione una loro identità e metteranno in campo quella. Poi è chiaro che ci saranno, come ci sono sempre, aggiustamenti sui dettagli, su tante piccole cose dove puoi cercare di rubare qualche vantaggio o di mascherare qualche piccolo difetto. Questo è quello che tutte le squadre fanno tra una partita e l'altra, però ripeto, a livello di globale, riuscire a resistere con una gestione oculata dei possessi e combattendo ancora meglio di come abbiamo fatto per cercare di arginare la loro prepotenza fisica atletica, deve essere per noi il motivo principale. No, per noi è sempre bellissimo essere qui, giocare queste partite, e siamo molto orgogliosi di questo, anche in una stagione molto problematica che ci ha visto dover affrontare problemi dopo l'altro, arrivare anche qui avendo praticamente mai avuto un assetto definitivo. Siamo a cercare di centellinare i minuti in campo dei nostri lunghi, Lavrinovic e Andersen. Abbiamo avuto problema a Moss, che non si è mai allenato in questo periodo, ma insomma, quando sei a queste partite, ripeto, l'importante è esserci, giocarle, mostrare, come abbiamo fatto anche in queste prime due, a tutta l'Europa che siamo in grado di esprimere momenti di grande pallacanestro, di orgoglio, di non cedere. Penso che per ora questa sia una serie bellissima, la migliore al pari di Maccabi e Panathinaikos, e poi voglio dire, un tiro può cambiare le situazioni. Per un niente potevamo essere 2-0 per noi, ma potevamo essere anche 0-2 per l'Olympiakos, e questo non cambia, secondo me, quello che abbiamo fatto di percorso, quello che l'Europa ti riconosce essere ogni volta, a vivere serate di grandi emozioni e farle vivere a tutti i tifosi dell'Eurolega. E questo, ripeto, è una cosa che rimane. Poi è chiaro che faremo di tutto in queste due partite per far sì che, se dovessimo riuscire a rigiocarsela punto a punto, il tiro che va dalla parte giusta lo mettiamo dentro noi.